L'Austria manda in lockdown i non vaccinati. Da lunedì 8 novembre chi non è immunizzato non potrà più accedere a ristoranti, discoteche, hotel, eventi sportivi, culturali, sarà escluso da iniziative del tempo libero. Nelle prime 4 settimane basterà la prima dose abbinata a un tampone. Il cancelliere Schallenberg ha giustificato il provvedimento con il forte aumento di casi Covid in Austria, 9.388 nella giornata di venerdì 5 novembre. Quando saliamo in macchina, dice Schallenberg, ci mettiamo la cintura di sicurezza e il vaccino è la nostra cintura. I non vaccinati sono esclusi dallo sci, non potranno accedere agli impianti di risalita, neanche come visitatori, agli ospedali, alle case di riposo. La mascherina FFP2 diventerà obbligatoria nei negozi, musei e biblioteche. In Austria la vaccinazione da tempo va a rilento, con il 63,1% di immunizzati. Il cancelliere in tal senso ha citato Papa Francesco, che aveva definito la vaccinazione un atto d'amore. Il Green Pass avrà una validità di 9 mesi invece di 12 dopo l'ultima dose. Il ministro della Salute ha invitato gli austriaci a fare il vaccino dicendo: ci troviamo davanti a un'ondata, dobbiamo essere pronti da bandire quei politici che diffondono fake news.